Sono Mirko Conte, mi occupo di MySQL in Partech. Per chi non ci conosce già, siamo partner Oracle su MySQL da un po' di anni. Ci occupiamo di servizi, altro ancora. Per chi volesse altre info, potete trovare me e i miei colleghi in sala. Ma il tema della mia sessione è, come è stato già anticipato, InnoDB Cluster Set. La nuova estensione di InnoDB Cluster per il Disaster Recovery. Ma allora, permettetemi di richiamare prima un paio di argomenti in tema di alta affidabilità. Probabilmente molti di voi hanno in mente innumerevoli esempi di eventi di down, failure capitati nella propria azienda, in altre aziende, in qualche caso disastri relativi a interi data center. Cose che succedono, e difatti per proteggere i propri servizi più critici, quasi tutte le aziende predispongono architetture ad alta disponibilità. Architetture progettate per ottenere un uptime elevato, nelle quali generalmente vengono applicate misure come la ridondanza, quindi eliminazione di single point of failures, ed il failover. Uno step ulteriore è la disaster tolerance, ovvero la possibilità di recuperare da fallimenti multipli o su larga scala. Le architetture disaster tolerant tipicamente prevedono l'impiego di siti di disaster recovery e di procedure incluse in un piano di disaster recovery. Spesso i miei clienti mi chiedono, insomma, devono soddisfare degli standard imposti o dal loro business, da certificazioni, dai loro clienti e vengono richiesti dei requisiti specifici sul livello di servizio o SLA. E questi SLA possono essere espressi tipicamente in termini di RTO, ovvero il tempo entro cui poter recuperare l'operatività dopo un disastro, ed RPO, il punto di ripristino dopo un disastro. Detto questo, veniamo a MySQL. Come si ottengono alta disponibilità e disaster tolerance con MySQL? Allora, una delle tecniche che io ho visto costantemente utilizzata negli anni da molti clienti è l'utilizzo della replica, per creare appunto la misura di ridondanza. Per quanto riguarda invece il failover, altra misura appunto caratteristica dell'architettura ad alta disponibilità, le soluzioni sono varie, sono cambiate anche un po', si sono evolute negli anni. Partendo ad esempio dal passato, le soluzioni legacy, chiamiamole così, era molto tipico utilizzare la replica asincrona con una gestione del failover manuale oppure con una gestione del failover affidata a script, strumenti esterni, customizzazioni varie. Queste soluzioni avevano ed hanno un RPO maggiore di zero per la modalità asincrona della replica ed un RTO variabile in base alle procedure di failover. Chiaramente il failover manuale avrà un RTO molto più alto. Ci sono poi soluzioni che mi è capitato di vedere, si vedono con una certa frequenza, che non prevedono l'uso della replica, MySQL, quelle basate su cluster di sistema operativo con shared storage. Anche qui abbiamo l'utilizzo di componenti esterni a MySQL, appunto il cluster di sistema operativo. Quando oggi un cliente mi chiede di suggerire e disegnare una soluzione di alta disponibilità per MySQL, quello che io propongo oggi è InnoDB Cluster. Credo che molti di voi già lo conoscono, abbiano visto InnoDB Cluster, è già in GA da circa 5 anni, è stato anche già citato stamattina più volte. InnoDB Cluster, che
che cos'è? È una soluzione HA completa, tutta inclusa in MySQL. Una gestione semplificata tramite la admin API, inclusa nella MySQL Shell, interfaccia appunto di gestione semplificata, caratterizzato da un RPO uguale 0, quindi 0 data loss, ed un RTO di secondi. Comprende anche un'opzione multi-primary. In ODB Cluster, tra i vari requisiti, adesso qui non li ho inclusi tutti, che non è una sessione specifica su ODB Cluster, ma abbiamo stato citato prima il requisito sulle primary key, abbiamo detto che dall'8.0.30 abbiamo anche una soluzione per sopperire qualora non fosse soddisfatto nelle proprie applicazioni esistenti. Un altro requisito è il network a bassa latenza. Quindi tipicamente InnoDB Cluster è una soluzione, un'architettura che funziona in ambito LAN o campus. Non si raccomanda in caso di elevata distanza geografica tra i nodi. Da oggi, da qualche mese diciamo, possiamo superare questo limite avendo anche una soluzione per il disaster recovery geografico. Ed ecco a voi finalmente InnoDB Cluster Set. Cluster Set estende InnoDB Cluster gestendo uno o più cluster replica che possono giustamente trovarsi anche su siti geograficamente distanti. Ciò è possibile perché la replica tra i cluster è asincrona. Quindi ovviamente questo implica un RTO maggiore di 0 sui failover da un cluster all'altro, quindi da un sito all'altro, ma mantenendo pur sempre un RPO uguale a 0 sui failover all'interno dello stesso cluster, del singolo cluster. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche. La configurazione di cluster set è altrettanto semplice di quella di un InnoDB cluster. Diceva Marco prima, InnoDB cluster può essere sufficiente, possono essere sufficienti 3 minuti per configurarlo. InnoDB cluster set è altrettanto semplice in quanto utilizza la stessa admin API, una versione più estesa, aggiornata della admin API, accessibile, come dicevo prima e come vedremo tra poco, tramite la MySQL Shell. Il canale di replica asincrona, anche quello non si configura manualmente, ma viene tutto gestito, configurato e gestito dall'admin API, si attiva automaticamente tra i membri primari dei rispettivi cluster, quindi membro primario del cluster primario e membro primario del cluster replica. Automaticamente gestisce i failover dei membri primari all'interno del cluster, quindi si riconfigura in automatico il canale di replica asincrona. Per quanto riguarda switch e failover di emergenza, questi sono gestiti con dei semplici comandi amministrativi, sempre tramite la solita API. Poi abbiamo un'integrazione del MySQL Router, che vi ricordo è un componente, insomma, parte della soluzione InnoDB Cluster. Ce lo ritroviamo anche nel InnoDB Cluster Set, ma con un'integrazione specifica che prevede due modalità, la modalità Follow the Primary e la Name and Target Cluster. Quindi nella prima abbiamo una gestione dinamica per cui il router configurato in questa modalità segue sempre appunto il cluster che ha il ruolo primario automaticamente, mentre la seconda modalità il router è statico su un particolare cluster selezionato. Vediamo però quali sono i requisiti per installare un cluster set. Software. Allora, i software necessari sono esattamente gli stessi di InnoDB Cluster. Quindi abbiamo MySQL Server col suo plugin della Group Replication, MySQL Shell, MySQL Router.
release minima per poter configurare un inno DB cluster set è la 8.0.27. Io consiglio di aggiornare comunque alla 8.0.30, l'ultima attualmente rilasciata, in quanto contiene diversi bug fix anche per il cluster set. Come prerequisito abbiamo bisogno di un inno DB cluster già attivo, deve essere in modalità single primary. Abbiamo bisogno che la variabile group replication view change UID sia uguale su tutti i membri. Questa variabile tipicamente non la si configura a mano, viene sempre configurata automaticamente dalla MySQL shell quando si crea il cluster. Qualora il cluster fosse stato creato con versioni più vecchie, potrebbe non essere configurata questa variabile. Altro prerequisito è semplicemente avere delle istanze standalone, diciamo pulite, cioè senza configurazioni residue di precedenti installazioni di cluster set, quindi consiglio inizializzatele, e basta fondamentalmente. Per quanto riguarda il servizio, la continuità di servizio dell'InnoDB cluster di partenza, qualora non ci sia da modificare la variabile group replication view change ID, quindi non si sia appunto magari partiti da versioni più vecchie del cluster e poi diciamo con la necessità di fare l'upgrade per portarsi all'8.0.27, 8.0.30 e quindi con la necessità di modificare questa variabile, cosa che viene fatta automaticamente dalla MySQL shell, non serve neanche dare di servizio all'InnoDB cluster di partenza. Cioè io posso creare un cluster set senza fermare l'InnoDB cluster di partenza. Bene, vediamo come fare quindi l'installazione. Ovvero, in altre parole, vediamo come passare dall'alta disponibilità al disaster recovery in pochi passi, come il titolo della sessione, appunto. Cioè, dato un InnoDB cluster di partenza, i passi per creare un cluster set sono questi. Ma direi vediamoli meglio con l'aiuto di alcuni screenshot. Quindi abbiamo detto il prerequisito, il punto di partenza è avere un InnoDB cluster. Io qua ho messo giusto un richiamo, probabilmente molti di voi già hanno installato InnoDB cluster, quindi è proprio molto semplice, una volta si utilizzano questi metodi della MySQL shell, quindi queste screenshot che voi vedete, per chi di voi magari non ha mai utilizzato la MySQL shell in InnoDB cluster, sono dei semplici metodi tutti accessibili dalla MySQL shell. Quindi abbiamo il create cluster che crea appunto l'InnoDB cluster con il primo nodo e poi l'add instance, metodo appunto disponibile dall'oggetto cluster all'interno delle API della MySQL shell per aggiungere gli ulteriori nodi per portarsi a una configurazione tipicamente a tre nodi per avere la tolleranza del singolo fault oppure 5 per avere tolleranza di due fault, di fault di due nodi. Ecco, InnoDB cluster deployato, vediamo quali sono questi passi per configurare il cluster set. Allora, primo passo, configurazione di nuove istanze. Questo passo è il configure instance, è esattamente uguale a quello che si usa anche per configurare nuove istanze per l'InnoDB cluster. Quindi niente di nuovo per chi già conosce l'InnoDB cluster. Esattamente identico. L'unica cosa è richiesto che lo username e password dell'utente di amministrazione per queste nuove istanze
che io andrò a configurare tipicamente sul sito di Disaster Recovery, su cui andrò a costruire il cluster replica, devono essere uguali agli username e password utilizzate dal cluster principale, cluster di partenza. Il resto è tutto uguale. Dopodiché si fa il create cluster set. Quindi il metodo create cluster set è un nuovo metodo appunto aggiunto nell'admin API a partire dall'8.0.27 proprio per gestire il cluster set. E il metodo è disponibile, accessibile dall'oggetto cluster e quindi si crea un cluster set partendo dal cluster iniziale. Quindi il cluster set, a valle di questo, dell'esecuzione di questo comando, conterrà un solo cluster, che è il cluster principale. Osserviamo che effettivamente anche a livello di API, l'API rispecchia il requisito di avere un InnoDB cluster di partenza prima di poter creare un cluster set. E infatti il create cluster set come metodo è disponibile all'interno dell'oggetto cluster. Fatto questo, dobbiamo aggiungere nel nostro cluster set il cluster replica. E questo si fa con un metodo che crea il cluster replica e lo aggiunge contestualmente all'interno del cluster set, allineando automaticamente i dati dal cluster di partenza al nuovo cluster replica. Quindi il metodo è create replica cluster, che è accessibile all'interno dell'oggetto cluster set. Quindi anche questo nuovo, nuovo metodo appunto aggiunto all'interno dell'admin API, ma come vedete sono, per chi già conosce l'InnoDB cluster è tutto molto, molto analogo, molto familiare appunto anche tutto ciò che riguarda il cluster set. Dopodiché, quindi abbiamo un cluster set con il nostro InnoDB cluster di partenza e il secondo InnoDB cluster replica, inizialmente con un solo nodo, il nodo che noi abbiamo indicato come riferimento, come URL all'interno del comando create replica cluster. A questo punto noi possiamo o lasciare il cluster replica con un solo membro, ovviamente rinunciamo all'alta disponibilità, rinunciamo alla possibilità di fare rolling restart sul sito di Disaster Recovery. Ci può andare bene così, oppure possiamo aggiungere le altre istanze per portarci alla configurazione tipica a tre istanze del cluster anche sul sito di Disaster Recovery. L'aggiunta di altre istanze è con il solito metodo add instance disponibile nell'oggetto cluster, quindi esattamente uguale a come si fa per un InnoDB cluster normale. Infine, ultimo passo è seguire il bootstrap dei MySQL router. Allora, il bootstrap dei MySQL router si esegue con la stessa identica sintassi, così come viene fatto anche per un InnoDB cluster. È il router stesso che riconosce automaticamente che l'istanza di riferimento appunto che viene inserita come server URL appartiene non a un semplice InnoDB cluster ma a un cluster set e quindi si configura di conseguenza. Per cui, come dicevo prima, l'integrazione del cluster set, del router nel cluster set è specifica e prevede queste due modalità, quindi follow the primary piuttosto che name target cluster. Allora, come default da Bootstrap la modalità che si attiva è la follow the primary. Qualora si voglia selezionare l'altra è possibile farlo dalla admin API, quindi si ritorna sulla MySQL shell e si utilizza il metodo set routing option. Un'attenzione, qualora ci siano dei router che erano già stati precedentemente attivati, quindi precedente eseguito il bootstrap prima della configurazione del cluster set, quindi sul vecchio InnoDB cluster di partenza, bisogna rieseguire il bootstrap per fargli riconoscere appunto che sta lavorando con un cluster set. E con questo l'installazione del cluster set è completa.
quindi molto molto semplice. Se ci mettete 3 minuti a fare un nino DB cluster, ce ne mettete altri 2 forse a fare un cluster set. E vorrei farvi vedere ancora le principali operazioni di gestione. Allora, visualizzazione dello stato del cluster set, c'è il metodo status, perfettamente analogo a quello disponibile per visualizzare lo stato del InnoDB cluster. Poi, switch controllato, quindi il metodo setPrimaryCluster permette di cambiare i ruoli di replica tra i cluster, per cui inverte il cluster primario con il cluster replica. Ad esempio può essere usato per fare un test del nostro ambiente di disaster recovery. E ovviamente è possibile fare poi un secondo switch per riportare indietro il ruolo primario sul cluster originale. Ma come si procede se invece il cluster primario è effettivamente diventato inaccessibile e quindi noi dobbiamo proprio recuperare il servizio sul nostro ambiente di disaster recovery? C'è un metodo diverso che è il force primary cluster, che rende appunto rende primario il cluster specificato nel comando stesso e marca come invalidated all'interno dei metadati di cluster set il precedente cluster primario, che è quello che è irraggiungibile. Eventualmente, poi, se il precedente cluster primario, pur risultando non raggiungibile dal sito di disaster recovery, fosse comunque attivo e quindi si volesse evitare che per sbaglio qualche transazione andasse a modificare quel cluster, che in realtà dovrebbe essere messo fuori dal traffico, è disponibile il metodo fence writes, che quindi lo pone in read-only e quindi previene la possibilità che per sbaglio si vadano a creare delle errant transaction. Osserviamo che il failover del cluster set non avviene automaticamente, ma avviene appunto con questo semplice metodo force primary cluster. Questo perché tipicamente uno switch dall'ambiente primario all'ambiente disaster recovery tipicamente si esegue seguendo un piano, il disaster recovery plan, come si diceva prima, che prevede lo switch di una molteplicità di servizi e sistemi e quindi deve essere eseguito in un preciso ordine e quindi è rischioso che un cluster di replica, magari semplicemente perché non riesce più a contattare per un certo momento il cluster primario, si attivi automaticamente come primario, quindi attivi il failover. Perciò questa operazione rimane manuale e può essere ovviamente inserita all'interno del proprio piano di disaster recovery. Volendo, se qualcuno pensa di creare degli automatismi, è facile da appunto essere inserito in qualunque tipo di script. Comunque è un comando poi di fatto. A valle del comando, quindi ovviamente noi ci ritroveremo con il vecchio cluster primario non raggiungibile che viene visualizzato in stato invalidated, mentre in questo esempio RM cluster, che era il vecchio cluster replica e sarà diventato il nuovo primario. A volte nelle procedure di disaster recovery possono essere più complicate le procedure, quelle per riportare indietro i servizi sul sito primario dopo che il sito primario è stato riportato, appunto è di nuovo raggiungibile, di nuovo funzionante. Quindi dopo un disastro, il cluster set rende semplice anche questo task. Quindi dopo aver fatto ripartire il vecchio cluster primario con il classico reboot cluster from complete outage, che chi di voi conosce InnoDB cluster appunto già conosce,
è possibile eseguire un rejoin cluster per rimettere il vecchio cluster primario in replica all'interno del cluster 7 e quindi farà un rejoin e diventerà il nuovo cluster replica. E quindi piano piano si andrà poi a resincare con quello che è il nuovo cluster primario, che sarà sul sito di DDR presumibilmente. Allora, questo è possibile solo se sul vecchio cluster primario che noi vogliamo rejoinare nel cluster non si sono verificate errant transaction, cioè transazioni non replicate sul nuovo cluster primario, transazioni mancanti sul nuovo cluster primario. Perché in quel caso il, appunto, l'API, il metodo, fa un controllo, se ne accorge e restituisce un errore. In quel caso comunque la soluzione c'è, perché è sufficiente reinizializzare e riconfigurare il vecchio cluster primario da zero, quindi con metodi remove cluster e create replica cluster, e quindi si provvede nuovamente al clone dei dati riallineandoli a partire dal nuovo cluster primario. Bene, quindi riassumendo, a conclusione della sessione, MySQL oggi fornisce con InnoDB Cluster una soluzione di alta affidabilità completa, che è una soluzione standard supportata da Oracle MySQL, quindi senza ricorso a strumenti esterni, ed è anche semplice e conveniente da configurare e gestire. Inoltre abbiamo visto InnoDB Cluster Set, con il Cluster Set viene aggiunta la possibilità per chi ha un ambiente InnoDB Cluster, chi ha e installa un ambiente InnoDB Cluster, diciamo di release aggiornata, di estenderne le caratteristiche di alta disponibilità anche successivamente, aggiungendo la disaster tolerance. E tutto ciò anche senza impatti sul cluster iniziale e restando su una soluzione sempre supportata e semplice e conveniente da gestire. Bene, io ho finito.